Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi voglio fare una domanda. Che cosa manca a questo video secondo voi? Esatto, manca l'audio. Infatti oggi andremo a parlare del sound design. Il sound design è quella cosa che dà lo step up ai vostri video e oggi andremo a vedere come lo faccio io. Ma cos'è e cosa serve il sound design? Serve ad arricchire il video, a renderlo più realistico, a far scattare nello spettatore quelle emozioni che proviamo noi. Per esempio, un video può essere ricco di suoni atmosferici. I suoni atmosferici, appunto, sono i suoni che noi andiamo ad aggiungere al video per ricreare l'ambiente in cui siamo. Quindi, ad esempio, se sei in una foresta, bisogna mettere il rumore magari del ruscello che passa, il rumore del vento nelle foglie, il rumore dei passi del ragazzo o della ragazza che fa i passi. E tutto questo serve a dare un'atmosfera, a dare un'emozione al video, ecco. Ma ora concentriamoci su come io faccio il sound design. Questa metodica la possiamo chiamare la tripla A: atmosfera, azione e accenti. Una volta che ho registrato le mie clip, sempre seguendo le mie ispirazioni, le vado a posizionare nella timeline per come le ho immaginato. E una volta che ho steso le mie clip, vado ad aggiungere una base musicale, un parlato, oppure semplicemente vado ad inserire dei suoni atmosferici per ricreare appunto le sensazioni del video. Dopo passo alla fase di color e dopo la fase di color passo al sound design. Ora passiamo su DaVinci Resolve e vi faccio vedere il sound design che ho creato per il video che ho fatto quest'estate in Toscana. Bene, adesso vedrete che la mia timeline è molto colorata. Ogni colore rappresenta un gruppo. Adesso andremo a vedere il video solamente con i suoni atmosferici. Vi ho fatto sentire subito i suoni ambientali perché sono la seconda cosa, se non la prima, come vi dicevo prima, che vado ad aggiungere in un video. Passiamo alla seconda A della mia metodica, cioè i suoni d'azione. I suoni d'azione solitamente sono i suoni dei passi, suoni di rumore di una porta che si apre, suono il rumore della bottiglia d'acqua che viene aperta. Adesso infatti andiamo a vedere in questo video cosa ho aggiunto per quanto riguarda i suoni d'azione. L'ultima cosa che vado ad aggiungere in questa metodica sono gli accenti. Per accenti intendo ad esempio gli swoosh, dei risers, che servono ad esempio ad aiutare nelle varie transizioni tra una clip e l'altra, oppure per creare suspense per una clip davvero importante che deve arrivare. Ok ragazzi, questo è il metodo che utilizzo io per aumentare l'asticella dei miei video. Spero che vi possa servire tantissimo. Online ci sono davvero tantissimi pack per il sound design, di cui dovete sborsare dei soldini. Io vi do un consiglio: abbiamo tutti un microfono, chi non ha il microfono ha un telefono, e vi consiglio vivamente di registrarlo direttamente voi l'audio. Andrete a ricreare voi direttamente il suono per poi registrarlo direttamente voi. Questo sarà molto d'aiuto perché andrete a ricreare un suono molto più veritiero e più preciso rispetto a quello che volete voi. E anche oggi, ragazzi, il video finisce qui. Io spero di esservi stato molto d'aiuto. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un like e di scrivere un commento se siete incerti o se avete dubbi o domande rispetto a quello che ho detto. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!